Benvenuti a questa conferenza stampa che aspettavo di tenere da circa 2 anni. Certo, in tempi come quelli che stiamo vivendo è una notizia quella che un politico è scagionato da qualunque accusa, perché normalmente le notizie sono altre. Ma credo che oggi andiamo oltre l'aspetto legato alla vicenda personale di un politico che, peraltro, in 40 anni di attività non era, non dico mai stato sfiorato da provvedimenti giudiziari, perché è così, ma non era neanche mai stato chiacchierato. Quindi questa vicenda diventa una vicenda emblematica per evidenziare come possa essere accaduto che un politico onesto sia stato messo in croce per 2 anni per cercare di difendere la legalità e quindi l'interesse pubblico. Ed è esattamente quello che è accaduto, perché io sono un indagato per la legalità, per aver voluto rispettare la legge, per aver voluto rispettare un contratto, per aver voluto rispettare l'interesse pubblico che si basava sul principio che il gestore privato di un servizio idrico integrato si giustifica unicamente se è in grado di fare gli investimenti. Se non è in grado di fare gli investimenti, non c'è ragione che ci sia un privato alla gestione di un servizio idrico. Allora ci rimangono pure il pubblico, e il pubblico, se ha i soldi per gli investimenti, se non li fa, se non li ha i soldi, non li fa, punto. Ma se c'è un privato, il privato si giustifica unicamente col fatto di mettere denari per svolgere l'attività di investimento. Se questa attività non viene fatta, e a Siracusa non è stata fatta, ma non solo non è stata fatta, a Siracusa è mancata anche la garanzia che potesse essere fatta, perché quello che io ho cercato di avere e di ottenere erano le fideiussioni che erano a garanzia dell'esecuzione degli investimenti, erano forme contrattuali fondamentali senza le quali il contratto poteva essere dichiarato risolto con anticipo e quindi poteva essere annullato proprio perché mancava il presupposto. Nel chiedere quelle fideiussioni non facevo altro che applicare la legge, non facevo altro che difendere il diritto dei cittadini. Bene, questa grande colpa si è tramutata in una querela perché si sosteneva da parte di questi signori che io chiedevo le fideiussioni per esercitare pressioni e ottenere favori illeciti, assunzioni e appalti che non solo non ho mai chiesto, ma che erano in palese contraddizione. Io non ti posso chiedere un documento che so che non mi puoi dare e poi fermarmi e dire: sai che c'è, mettiamoci d'accordo, quanti posti mi dai e quanti appalti mi concedi per evitare che ti chiedo questa cosa. Se io voglio fare un accordo, non evidenzio, non avrei mai evidenziato che c'era una carenza ad origine che non era stata mai eseguita, cioè il deposito delle fideiussioni. Quel contratto era nullo e nel momento in cui mi apprestavo a dichiararlo tale è arrivata una querela ed è arrivato un provvedimento giudiziario che mi ha sottoposto a indagine. Quindi indagato per la legalità. Un fatto incredibile che possa accadere in un paese come il nostro, ma è accaduto. È un fatto che però era stato subito smontato, perché se c'è una morale, una delle morali di questa mia vicenda, per quanto mi riguarda, è che io per 2 anni ho messo a dura prova la mia convinzione sulla correttezza del sistema giudiziario. Bene, il sistema giudiziario ha funzionato e la prova ne è che stamattina siamo qua a parlare di quello di cui stiamo parlando. Anche quando nel sistema giudiziario c'è qualche variabile impazzita, il sistema ha dimostrato di funzionare.
E questo è il primo dato politico che emerge da questa vicenda importante ed essenziale. Ma perché funziona il sistema giudiziario? Perché innanzitutto stamattina qual è la notizia vera? La notizia vera stamattina è che io sono stato prosciolto da ogni accusa con la dicitura: la notizia del reato è infondata, quindi quel reato di cui io sono stato incolpato o presunto indiziato o indiziato per presunta colpa per circa 2 anni non è mai stato fatto, non esisteva. E questo però lo si sa da qualche tempo, perché se noi guardiamo alla decisione del GIP dottor Panebianco del Tribunale di Siracusa del 9 gennaio 2012, il dottor Panebianco, dopo aver rilevato, tra virgolette, lo dico, poi questo documento lo distribuirò ai giornalisti, a chiunque lo vuole, perché è il riassunto delle puntate precedenti e l'esito del risultato di oggi, il dottor Panebianco dice, dopo aver rilevato che non erano cristallinamente credibili i querelanti, quindi già un anno fa, il 9 gennaio 2012, c'è un magistrato che dice che i querelanti non sono cristallinamente credibili nella querela che hanno presentato. E poi aggiunge: in nessuna delle numerose conversazioni intercettate tra Bono Nicola e i suoi collaboratori della provincia, egli fa mai qualcosa di diverso dal dare l'ordine preciso e perentorio di perseguire inesorabilmente la finalità della risoluzione del contratto con 6-8, il che, come già notato, si pone in contraddizione logica con l'ipotesi che egli perseguisse soltanto strumentalmente detta strada con l'intento preciso di fare marcia indietro se 6-8 avesse aderito alle sue richieste. Quindi il 9 gennaio già è tutto chiaro, è scritto nella sentenza che respinge la richiesta di misure restrittive nei miei confronti in quanto appunto sospettato di concussione. Però accade un fatto molto strano. In data 2 febbraio l'allora procuratore Ugo Rossi in pubblica conferenza stampa dichiarava: in tutta questa storia ballano affari per 64 milioni di euro e Bono, sempre per la procura, è coinvolto in toto. Il GIP al riguardo la pensa diversamente, per questo ha rigettato la nostra richiesta, ma noi andremo avanti per dimostrare come stanno realmente le cose, e cioè che questi politici a Siracusa non erano al servizio della collettività, bensì brigavano soltanto per fare i propri interessi. Allora io voglio dire con chiarezza, 40 anni che io faccio la guerra a quelli che fanno i propri interessi e non accetto che si possa pubblicamente commentare una sentenza che il cittadino non commenta, non vedo perché la debba commentare un procuratore, e la commenti malgrado i fatti evidenti che erano emersi dalla decisione. Perché questa dichiarazione è un preconcetto teorema destituito totalmente da qualsiasi veridicità, oltre che da ogni fondamento probatorio, che già allora era stato rinnegato dal GIP e che oggi finalmente una libera e rinnovata procura ha smentito totalmente, ma che per anni mi ha ingiustamente perseguitato, consentendo ad altri nel frattempo di trarre lucrosi e indebiti vantaggi. Risale solo a qualche giorno fa la notizia che la procura, nella persona dei sostituti dottor Bisogni e dottoressa Boschetto, avevano chiesto l'archiviazione del procedimento a mio carico e che il GIP, nella persona del dottor Consiglio, aveva accolto la richiesta della procura. Però nel frattempo di questi 2 anni di indagini, i vertici di 6-8 sono stati impegnati non solo a calunniarmi,
denunciandomi in data 30 ottobre 2010, guardate, attenzione alle date, denunciandomi in data 30 ottobre 2010 alla Procura della Repubblica, ma anche ad assumere in data 15-11, 15 giorni dopo la presentazione della querela, l'ingegner Salvatore Torrisi, figliastro dell'allora procuratore della Repubblica di Siracusa, Ugo Rossi, a conferirgli la prestigiosa e lucrosa carica di direttore generale della gestione reti e impianti e successivamente anche ad affidargli la carica di amministratore delegato. Il tutto con una più che probabile intenzione di capitarsi o benevolenze per rivedere le parole del GIP di Siracusa riportate nell'ordinanza che ha respinto la richiesta di misura nei miei confronti, tant'è che il Consiglio Superiore della Magistratura in sede disciplinare ha recentemente trasferito e declassato detto procuratore ad altra sede. Ma 6-8 ha tratto enormi vantaggi dai 2 anni in cui io sono stato messo nelle condizioni di non operare. Non ho mai presentato le garanzie fiduciarie contrattualmente previste, che non erano solo quelle che io avevo chiesto, pari alla dimostrabilità di finanziamenti per circa 40 milioni di euro, erano per i 500 milioni di euro complessivamente dell'investimento previsto dal contratto del sistema idrico integrato. Sapete quanto costano 500 milioni di euro di fideiussioni? E qual è il guadagno per chi non le ha presentate, a prescindere dal fatto se poteva presentarle, perché occorre una credibilità da parte del contraente per ottenere la fideiussione, e poi pagare il quantum all'istituto. Noi invece ci pregiamo da circa 5 anni di avere una società che gestisce il sistema idrico senza un centesimo di fideiussione depositata e senza avere mai depositato uno strumento che l'articolo 7 del contratto prescrive essere obbligatorio a pena di risoluzione del contratto stesso. Ma 6-8 non ha più pagato, da quando io sono stato costretto ad allontanarmi, il canone annuale, quindi gestione a gratis totale. Non ha realizzato gli investimenti strutturali previsti nel piano d'ambito, non ha fatto investimenti, ma nelle bollette che vengono pagate dai cittadini la tariffa comprende una quota a titolo di canone e una quota a titolo di indennizzo per gli investimenti fatti, quindi doppio guadagno illecito, improprio, arricchimento in debito. Infine ha avanzato, come se non bastassero gli utili sopra riferiti, pretese creditorie nei confronti del lato idrico per 18 milioni di euro, chiedendone l'accertamento però non a un giudice del tribunale, bensì a un collegio arbitrale. Ora, se fosse dimostrato che, o se ottenesse una sentenza del collegio arbitrale favorevole, i 18 milioni di euro ripagano i cittadini di Siracusa, non è che li paga un'entità astratta. E questo è un dato gravissimo, ulteriormente grave, e io a tal riguardo non posso non formalizzare la mia solidarietà nei confronti dei sindaci della provincia di Siracusa che nell'assemblea dell'ATO e sulla stampa hanno manifestato la loro avversione all'ipotesi dell'arbitrato, anche alla luce della dichiarata volontà del governo regionale di procedere alla veloce dismissione degli ATO idrici. Ormai c'è una legge operativa che prevede che entro 6 mesi debbano essere sciolti gli ATO idrici, e allora dov'è la logica di aprire un arbitrato per un presunto indennizzo nel momento in cui si scioglieranno gli ATO idrici, si valuteranno gli investimenti fatti e tutte le
i diritti del gestore di essere indennizzato fino in fondo rispetto al contratto. Non si apre un arbitrato autonomo a 6 mesi dello scioglimento dell'ente, a meno che gli obiettivi non siano altri. In questa vicenda quindi qualcuno ha effettivamente brigato per fare i propri interessi, costruendo un castello di calunnie che hanno tentato di infangare il mio nome dopo 40 anni di cristallina vita politica. Gli avvocati Aldo Ganci ed Ezechia Paolo Reale, miei difensori, cui va il mio più sentito ringraziamento non solo per la professionalità e la magistralità con cui hanno condotto questa vicenda difficile e complessa per tante regioni e per tante situazioni, ma anche per aver sempre creduto nella mia totale estraneità ai fatti contestati, sono stati incaricati di tutelare il mio corpo e nome nei confronti di tutti gli attori di questa vicenda rispetto a qualunque ruolo abbiano esercitato in tutta questa storia, che oggi si chiude a buon fine, ma che evidentemente deve essere evidenziata. Non è il mio, non è un sentimento di rivalsa. La mia rivalsa è oggi, è poter oggi finalmente verificare con mano la condizione di una estraneità ai fatti contestati che, come dire, corona ancora di più 40 anni di vita indegerrima e di atteggiamenti assolutamente, se mi consentite, integralisti sul terreno della difesa della legalità e del rispetto dell'interesse pubblico. Ma io credo che proprio per quello che sono pretendo di avere giustizia, ma non a mio titolo, a titolo generale, nella difesa dell'interesse collettivo, che è stato violato e violentato, da chi in questi anni ha utilizzato strumentalmente e per fini indebiti i poteri che aveva, i poteri che gli derivavano dai vari ruoli esercitati, dalle varie funzioni esercitate, dalle varie collocazioni in cui si è operato. E quindi una indagine, una querela a tappeto che individui tutti i livelli di responsabilità e a cui la giustizia deve presentare il conto. La giustizia deve presentare il conto. Ciò che era partito come un tentativo di delegittimazione morale e politica oggi è diventata la certificazione indiscussa di una condotta indegerrima e ultra quarantennale che da sempre è stata avvertita dall'opinione pubblica e oggi finalmente attestata anche dall'autorità giudiziaria. Questa esperienza mi induce a confermare la mia fiducia nel sistema giudiziario, che nella sua molteplicità di livelli è comunque in grado di garantire l'affermazione della verità. In questo momento desidero ringraziare le centinaia di cittadini che in questi anni mi hanno rappresentato in ogni circostanza la loro non solidarietà, la loro incredulità rispetto alle accuse di cui ero stato fatto oggetto. È stata la prova provata che al di là di ogni condizione la gente è aperta quando c'è una persona che fa il proprio dovere e che lo fa serenamente, senza interessi reconditi e senza servire e inseguire lucri personali. Sento anche il bisogno di ringraziare la classe politica locale che, con alcune notevoli eccezioni, mi ha gratificato per tutto questo tempo del suo assordante silenzio e del totale isolamento, sia in pubblico che in privato, sulla delicatissima questione, ben sapendo qual era la reale posta in gioco e ben conoscendo le mie reali motivazioni, evidenziando ancora di più e meglio la mia estraneità a tale concreta,
insieme al degrado morale in cui versa e che costituisce la causa prima del disprezzo di cui è circondato. E per evitare qualsiasi retropensiero e possibile strumentalizzazione del felice esito di questa vicenda giudiziaria, non è un caso che io abbia voluto rinviare a oggi la conferenza stampa, perché malgrado sapessimo dal 19 dicembre l'ufficiale esito della decisione del GIP, volevo essere certo di operare a termini abbondantemente scaduti per eventuali proposizioni di qualsivoglia candidatura, che nessuno potesse sospettare minimamente che io mi avvalessi di questo risultato per poter accreditare una posizione che non mi interessa e non mi riguarda. Sono infine felice di aver dimostrato che esistono politici onesti e che pertanto è possibile praticare la buona politica al servizio dell'interesse pubblico, che è sempre stato e rimane il mio ideale principale e fondativo della mia esistenza e del mio impegno politico. Grazie a tutti. Se ci sono domande, prego. Qualcuna, la prima. In relazione alla questione fiduzione di Saiotto, siccome era un fatto fondamentale e imprescindibile per l'assegnazione dell'appalto, dal momento che questa fiduzione non è mai stata presentata, non si può prefigurare anche una, come dire, una turbativa d'asta, nel senso che altre aziende non hanno partecipato proprio perché quella fiduzione era talmente alta e non avevano la possibilità di farla? Seconda, quando ha parlato di querele, ha parlato di querele anche il procuratore Rossi. La prima domanda è semplice: ci sono in tutta questa vicenda, sin dall'inizio della formazione del bando e poi della contrattualizzazione con Saiotto, una serie di gravi anomalie che sono state oggetto anche di sentenze che hanno palesemente fatto riferimento alla nullità del contratto, salvo poi recuperarlo sotto altre forme. E anche sulla vicenda originaria del contratto aleggia una violazione tra regolamento e bando, perché basti pensare che il bando parlava di una fideiussione trentennale, poi ridotta a 3 anni e poi mai depositata. Quindi siamo proprio alle scatole cinesi al contrario in questa vicenda, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti che oggi però possono essere considerati superati dal fatto che comunque si va allo scioglimento degli atoi idrici, e quindi alla fine bisogna quantificare quello che si è fatto. Chi ha seminato avrà indennizzi proporzionati, chi non ha seminato dovrà forse restituire qualcosa, perché nelle bollette che sono state riscosse il contenuto della bolletta prevedeva gli investimenti che non sono stati fatti o sono stati fatti in misura talmente minima da non rendere assolutamente valida il principio. Sulla seconda questione, gli avvocati lavoreranno attorno alle ipotesi di reato, qualora si ravviseranno reati anche nei confronti di quella persona non ci sono problemi, ma questo non sta a me dirlo. Io ho dato mandato di individuare tutti gli attori che nelle varie funzioni hanno avuto una parte nel creare intanto il presupposto della mia persecuzione giudiziaria, e soprattutto se quella persecuzione era finalizzata, come io ritengo, all'arricchimento illecito o indebito da parte di chi poi ha utilizzato il mio allontanamento per fare affari. Ci pare di capire, Presidente, che qualcuno dovrà pagare, che è un risarcimento. Mi pare giusto, no? Ma qui a subire il danno non è stato solo l'uomo, il presidente Bono, è stato anche l'ente. Ecco, l'ente in questo, lei ha una doppia funzione di costituirsi come persona e come ente in questo momento. Beh, come ente sarebbe l'Ato Idrico, non la provincia regionale. Ma lei ne era presidente. Io al momento sono esautorato, perché la decisione del presidente della regione, vedete, io all'inizio
mi sono immediatamente, e anche questo fu oggetto di discussioni, come se io fosse, quando decisi di delegare il mio ruolo e di autosospendermi di fatto, non lo feci perché avevo paura. Io quando credo una cosa non ho paura di nessuno, e l'ho dimostrato. Io l'ho fatto perché mi trovavo in una situazione imbarazzante. Se fossi rimasto in carica, qualunque azione avessi fatto contro, tra virgolette, gli interessi di 6-8, poteva apparire una prosecuzione, una reiterazione del reato. Qualora non l'avessi fatta, sarebbe potuto apparire un cambiamento di indirizzo e una complicità oggettiva nei confronti di quella gestione. Ero in un cul-de-sac, dovevo uscire dal cul-de-sac, e ho nominato un assessore a rappresentare la provincia e a costituire la funzione di presidente della Provincia. Successivamente, alcuni mesi or sono, Raffaele Lombardo, nella sua infinita visione equilibrata della politica e soprattutto spassionata e disinteressata, pensò di nominare un commissario. La nomina di quel commissario ha esautorato l'ente, ha esautorato anche il sottoscritto, e siamo in una situazione in cui l'ato idrico funziona e opera in maniera del tutto autonoma e risponde a un'autorità che non è più la provincia regionale di Siracusa. Quindi, qualora l'attuale commissario ritenesse che il lato idrico sia stato danneggiato dal comportamento di 6-8 e da questa vicenda giudiziaria, ha i poteri per poter difendere gli interessi pubblici. Ma ci risulta però che l'assessore regionale Marino sia in procinto di revocare il commissario. Io nella vita ho fatto tutto tranne che il profeta di avvenimenti, per cui se avverrà valuteremo. Io finora non ho notizie in merito e non ho motivo in questo momento di fare riflessioni. Io non ho, in questo momento non mi sono neanche posto il tema. Scusi, ma lei dovrebbe avanzare la novità verso la regione, dovrebbe dire. E perché? La regione in questi 2 anni si è forse chiesta io se avevo ragione o torto. Si è forse chiesto qualcuno in questa provincia che se la mia posizione era davvero derivante da un reato commesso oppure non era strumentale agli interessi di qualcuno che ha speculato sull'infangamento del mio nome. Perché dovrei fare? Lei si rivolge ai deputati regionali. Io mi rivolgo a tutti e dico che siccome io ho fatto il mio dovere, l'ho fatto fino in fondo, e stamattina questo è consacrato da un atto giudiziario che in maniera limpida e cristallina dichiara la condizione reale in cui si è svolta la vicenda, oggi io sono un uomo libero e sono libero di fare le mie scelte in rapporto a quelle che saranno le condizioni, gli strumenti della politica e della... Lei si aspetta dalla gestione. Politica di essere reintegrato, tra virgolette. No, la politica non ha nulla da reintegrare, semmai dovrebbe cercare lei di reintegrarsi in qualche modo. Presidente. La questione ato idrico. Faccio notare che lei non ha fatto parlare la Quadarella, per cui non lo so. Scherzo. Devo parlare la Quadarella con il ministro, perché per esempio un'ultima cosa, Presidente. Tutto ciò che lei ha detto è presentato attraverso una relazione o qualcosa, è a conoscenza formalmente del commissario dell'ato, che tra l'altro è un giudice, un magistrato. Come mai un magistrato, essendo conoscente tutto quello che ha detto lei, non ha fatto un atto che sia uno nei confronti di 6-8 per cercare di avere, insomma, chiarezza su questa vicenda? Beh, questo lo dovrebbe chiedere a lui, non a me. In ogni caso io sono dell'idea che i fatti, così come li ho rappresentati, li abbiamo presentati per la prima volta in questa articolazione oggi. Noi faremo avere anche al commissario una copia della dichiarazione che stamattina sarà distribuita alla stampa e a tutti i cittadini presenti che la vogliono avere, in modo che così chiunque poi possa trarre nell'ambito della sua attività le proprie conclusioni.
Presidente, io le chiedo una cosa di natura politica. Lei ha parlato di politica che va integrata. La presenza del dimissionario sindaco di Siracusa in questa stanza, che saluto l'amico, sì, infatti, ha incuriosito un po' tutti. Lei ha parlato precedentemente di un voltafaccia da parte dei suoi colleghi, fra virgolette. Ecco, si tratta di una solidarietà personale oppure di futuri sbocchi politici? Ma guardi, quando ci sono rapporti di amicizia consolidata, andare a trovare ipotesi di lavoro su altri terreni è sempre discutibile. Stamattina sono convinto, e lo ringrazio per questo, che l'amico Visentino è qua a titolo privato e personale per il rapporto di amicizia che ci lega. Tra l'altro devo dire che uno delle persone che mi sono sempre state vicine a tutta questa vicenda, perché lui, che è stato anche componente per anni del CDA, del lato idrico, conosceva meglio di tanti altri anche gli aspetti più reconditi della vicenda, quindi sapeva perfettamente qual era la mia posizione. Quindi non è Monti il collante? Grazie. Non è Monti il collante? No, allora Monti io non potrò mai, che sia chiaro a tutti, a tutto il mondo, mi dispiace, infatti lo dicevo a Vissettini, se sarei candidato con Monti io non potrò darti il voto, però insomma. Presidente, scusi, Presidente. Presidente, c'è una domanda importante. Scusate. Possiamo fare che faccio l'intervista a lei, perché se no signor, una domanda sola, scusi. Lei ha parlato, Presidente, lei ha parlato. Ha parlato del risarcimento che si dovrebbe dare milionario al 6-8 qualora l'arbitrato desse ragione a 6-8 in questa, ma lei non si è espresso nei confronti di coloro che gli sindaci che hanno sottoscritto, firmato, accettato l'arbitrato, di cui qui ci dovrebbe essere qualche rappresentante. Una parola va detta in questo senso. Io, allora, la stragrande maggioranza dei sindaci è contraria all'arbitrato. Io credo che l'arbitrato, quando è stato fatto, pur essendo contrario già allora, Presidente, così, sto facendo un ragionamento, sì, mi faccia finire però, non c'era neanche ancora la notizia che l'assemblea regionale stava decidendo per lo scioglimento entro 6 mesi degli atti. Oggi io dichiaro che non c'è ragione al mondo perché quell'arbitrato vada avanti. Questo è il punto. Che poi ci sia stato, che anche il commissario regionale ha votato a favore. Allora, io non sono d'accordo. Bene, accetta. Io volevo chiedere. Velocissimo, perché sennò perdiamo la. Velocissimo, spero. Innanzitutto dico al presidente Nicola Bono, mio presidente, nonché mio amico, a Nicola dunque, mio amico e collega, dico, qualcuno sì c'è stato, la Civetta, anzi, che ha più volte ribadito certe ipotesi, che solo ipotesi potevano essere. Ma io non ho attaccato la stampa, anzi. E rimetti con la Civetta questo metodo. Ma adesso chiedo cosa accadrà domani, oltre a questo accertamento generalizzato della verità. Sì. Richiesta che ti fa onore, e in questa richiesta ti sosterremo sempre, sta tranquillo. Oltre a questo accertamento generalizzato della verità, che cosa accadrà domani nei rapporti tra Alto Idrico e SAI 8? Aggiungo alle lamentele che giustamente sono state segnalate da Nicola Bono a proposito di certi guadagni impropri di 6-8, che a Siracusa ancora viene fatta pagare l'acqua a prezzo intero, mentre essa non è potabile, dovrebbe essere pagata a metà prezzo, al massimo a metà prezzo. Aggiungo ancora che al comune di Florigna, di Augusta, di Ferla, che paga per Bucchieri, ad Augusta non vengono reintegrate le somme che i comuni continuano a spendere per estrarre l'acqua dal sottosuolo e comparto. Non siamo qua due volte in una conferenza per l'acqua, siamo sì, non, io chiedo a Nicola Bono che cosa intende fare da domani, se intende riprendere il controllo del lato idrico come presidente. Domani vado a pranzare a Modica con alcuni. Benissimo, dopo domani o nel prossimo comune, sarebbe importante sapere se ci fosse stato Nicola Bono o qualche altro presidente e non un commissario
commissario, probabilmente nell'ultima riunione dell'ADO non sarebbe stato possibile accrescere la somma che qualcuno vuole destinare ad un assurdo arbitrato. Grazie per l'attenzione, grazie, grazie. A te Nicola e auguri. Rispondo subito, come risposto all'amico Vani, la palla ce l'ha la regione siciliana, in questo momento è la regione che ha nominato un commissario e quel commissario è l'interlocutore per le vicende del lato idrico. Il presidente della provincia di Siracusa è stato spogliato di questa prerogativa. Qualora la regione rizzavisse e decidesse di restituire la competenza alla provincia di Siracusa, la prima cosa di un attento amministratore è leggersi le carte, fermo restando la mia idea sulla generale conduzione della vicenda, però su tutto ciò che è accaduto da 2 anni a questa parte io prima mi devo documentare, poi farò una conferenza stampa e lo dirò pubblicamente quello che farò, ma al momento non è neanche tra le ipotesi dei lavori perché non ci sono le condizioni per poterne parlare. Grazie.